Eccoci e bentornati nel mio canale. Riprendiamo con Black Ops la campagna. La volevamo fare la seconda occasione Yemen 2025. Obiettivi primari: salva il VIP. Poi la prossima faremo Soffri con me Panama 1989, che è cattura Manuel Noriega. Ok, facciamo questa qui. Il Questa presumo ministro sia degli sempre sul esteri genere russo quelle là delle abbondato missioni di d'attacco, esercito quindi di come una stile minaccia alla tattico-strategico. pace Vediamo un e po'. alla stabilità del mondo civilizzato. Se l'avessimo ammazzato in Afghanistan, oggi vivremmo Sono in più un che altro mondo curioso se è a molto, tempo molto o a diverso. obiettivi, quindi nel senso dobbiamo Per aggiungere, ho visto un essere bisogna vicino salvare i VIP, dall'inizio però alla fine. sono curioso di vedere se è a tempo Avanti o così, e meno. di quei pezzenti non resterà niente. Un'ora fa l'agente Farid, nell'arcipelago yemenita, ha Ok. localizzato uno dei maggiori esperti di Selerio, tenuto prigioniero presso un villaggio locale. I nostri non sanno che pesci pigliare con il dispositivo a base di Selerium recuperato in Myanmar. Quello scienziato ci serve. Il bersaglio è tra i monti Agir, nella penisola nord-ovest di Socotra. Si trova in uno di questi compound. Qualunque sia, sarà 1, pieno di 2, mine. 3, 4 Una palazzi. Questa, classica operazione di recupero. Non prendetevela se non comoda. sbaglio, è Appena Yemen siete in la cima, mappa. sganciamo una pioggia di Che mi lacrimogeni. sembra proprio questa qui con le case Illustrate l'area in cerca del bersaglio. Voglio un la lavoro montagna, scrupoloso. sopra la collina arroccata, sopra il mare. Una volta Sembra proprio trovato, Yemen. contattate Kraken e il comandante Mason gestirà Può l'estrazione. contarci, ammiraglio. Infatti è molto Abbiamo strano appena giocare ricevuto prima il segnali. multiplayer Il genio è che la la nostra unica campagna, perché poi speranza col di capire multiplayer tante qualcosa sul mappe che uno vede Selerio o presso a deve poco essere nostra. alcune ambientazioni, poi ovviamente le ritroveremo nella campagna. Quindi giocando nel multiplayer è bello poi rivederle nella campagna. Ovviamente uno bisognerebbe prima giocare alla campagna del multiplayer, ma poi quando prendi Call of Duty mi butto subito sul multiplayer a capofitto. Però da quello che ho visto vale veramente la pena giocare la campagna. Allora, metti in sicurezza il VIP per il recupero. Isola di Socotra, Yemen, infatti. Perfetto. Utilizza la visuale tattica per analizzare i potenziali nascondigli del VIP. Per lustre libera ogni nascondiglio perché non hai localizzato, finché non hai localizzato il VIP. Metti in sicurezza il VIP e conducilo immediatamente al punto di estrazione. Il VTOL di supporto recupererà il VIP e la squadra. Grande, pure il VTOL ci abbiamo. Ok, mezzo VTOL. Che poi ci vogliono un botto di punti durante la partita per Operazione sbloccarlo. POTUS livello 1 Però è approvata. devastante. Estrazione VIP Allora. autorizzata. Ricordate, il VIP ci serve Mare vivo. anche Gas lacrimogeno relativamente attivato, danni tranquillo. collaterali minimali. Oh, Agiamo in fretta. siamo bene. Squadra di Ah, ricerca in ecco quei movimento. bellissimi guanti per arrampicarsi. Ok. Raptor 1-1, diretta Allora, all'inviato dobbiamo andare a stazionato. vedere tempo di missione 8 minuti. Allora, andiamo a vedere tutti i vari punti Rinforzi in schierati, cui vincoli in andare a campo. trovare. Allora, tu ci Verso saluti l'eliminatore. subito. Poi ce n'è subito uno qui dentro. Squadra nemico sistemato. Forza. Mamma mia, che bello giocare, che strano più che altro giocare la mappa single player, quindi campagna, dopo averla giocata ore e ore sul multiplayer. Ok. Chi è che mi sparava? Scusa? Non Confermato, truppe sta fresche in campo. nessuno. Un membro della squadra ha Ancora che mi ferito. sparate, eh? Allora, due qua dentro. RPG ostile eliminato. Nemico arrivato. Perfetto. Tutti i saluti. Colpito. Sta arrivando un altro. Ok, e un altro qua. Nemico Perfetto. eliminato. Andiamo Rinforzi a schierati. vedere Eagle in campo. qui chi c'è. Forza. Campionario Eagle in campo. VIP individuato. Ok. Chi Tieni faccia premuto per sé? soccorrere. Prendiamo SIL. Ora Bene. sei al sicuro. Presa. Prendi un'arma. Ti seguo. Andiamo. Nuovi Tieni ordini. premuto Raptor per 1-1. controllare Procedere con Karma. l'estrazione VIP. Ok. Ok, Karma, Mason. andiamo. Qual è il piano? Chloe, vai al punto Ma è dove d'estrazione. sta solo con una pistoletta? Ok, Raptor prendi il 1-1, C4. diretto alla zona d'estrazione. Raptor Ok. 1-1 in attesa a terra. Tempo di Caricare. missione 6 minuti. Avvistamento fanteria nemica. Allora, Squadra andiamo al nemico punto di neutralizzato. estrazione.
Corri. Corri. Andiamo. Eccoci, perfetto. Ma è stata veloce questa? È stata veramente veloce. Siamo riusciti a finirla veramente bene. Ok, missione riuscita. No, ok, è venuto anche un video relativamente breve. Che okay. Appuntamento al buio, perché è stato facile liberare Karma, quindi il VIP in questione era lei. Allora, dato che questa è stata relativamente breve, io direi di passare anche a quella successiva. Sapevo di potermi fidare. E beh, grazie. Allora, Karma salvata. E adesso facciamo Soffri con me. Panama 1989, cattura Manuel Noriega. Ok, con l'MP5. Mamma mia, bellissimo l'MP5, lo adoro. Penso che sia la mia arma preferita insieme alla K47, AN94, PDV57 e Remington. Però penso in assoluto la MP5 è l'arma che adoro più di tutti. Senti, i morti non soffrono. Per questo noi siamo ancora qui. Soffrirai con me. Ha un piano per te. Ci lavora da 30 anni e si aspetta che tu gli dia la caccia. Un attimo. Frank, sai qualcosa? Ricordi quel ciondolo? È sparito. Secondo te può essere scappato da solo? Quell'uomo sa tutto, prevede ogni tua mossa. Spazzerà via 20-30 milioni di persone. Come se servisse a riaverla. Le realizzazioni dei visi sono fantastici. Per arrivare a te. Con lui non è mai così semplice. Ehi! Che cazzo è successo a Panama? Su, dai, parla. Pensavo che fosse finita in Nicaragua. Invece rieccolo. Un anno dopo a Panama, insieme a Noriega. La CIA doveva metterci una pezza. George Bush Senior aveva ordinato la sua cattura. Di nuovo io e tuo padre nella solita merda. Bene. Cappello. Pronti. Incontrati con Mason e McKnight. Mason. Woods. È bello vederti. Anche per me. Tutti col berrettino. Belli fisicati. Andiamo sul retro. Quella è proprio incazzata nera. Ok. Che periodo natalizio. Che belli questi addobbi. Altre case non sono tanto addobbate, eh. Questo è un bel po'. Bello più che altro il giardino. Su. Ok. Ehi ragazzi, McKnight, hai tutto? A me una birra. Prendete la sacca della rimessa. Ok, recupera la sacca della rimessa. Sua moglie non sembra felice. Non le avrei raccontato dell'invasione. No, ma sono l'unico a non averlo fatto. L'ha saputo dalla moglie di Jacob e di Sam e di Bill. Ok. Non sto a dirti che figura ci ho fatto. Vedo che c'è una cena molto abbondante, Dopo quello solo che birra. Anche i pezzi grossi ne hanno le palle piene. Non lo vogliono vivo. Ah. Che c'è in basso a sinistra? Ok. Manuel Noriega. Definito da ora in avanti come obiettivo false profit. La solita operazione di diffamazione. Rovinare la sua reputazione per non rischiare rivolte in suo nome. L'invasione sarà un diversivo per l'intervento dei SEAL. Allora ci siamo. Sì. Ma una birra a me non me lo offrite? Andiamo.
Vi faccio strada. Stanno qua, ma niente. Poi questo caldo, qualcosa di bello fresco. Ok, andiamo. Raggiungi il veicolo di Woods. Quindi il nostro lo lasciamo qua. Mi sono preso la libertà di sfogliare qualche tuo vecchio dossier. Quella storia dei numeri. Davvero i russi ti hanno fottuto il cervello? Ma ci hanno provato. Oi, oi, questo? Merda. Ragazzini. Ma guarda, Leo. Sì, hai ragione. Benvenuti. 19 dicembre 1989. Ci hanno fatto la scritta sulla fiancata. Missione perfetta. Buon piano. L'unico problema era Hudson a dirigere le operazioni. Lo sentivo. Pian pianino sta votando il sacco, eh. Qualcosa che non andava, come un presentimento. Cercavo di non pensarci. Hudson, qui in mezzo, il bombardamento è iniziato in anticipo. Cattura Noriega, perfetto. Ma dove stiamo? Mamma mia, qua porca miseria, prendiamo un'onda, volevamo tutti in aria, volevamo. Guarda come stiamo attaccati. Oh. A posto. Andiamo. Eccolo l'MP5. Missile occuperanno la base aerea e il quartier generale PDF per impedire la fuga di false profit. Beh, su Call of Duty 4 giocavo quasi esclusivamente con l'MP5 col silenziatore, con, se non mi ricordo mai, con la mimetica rossa. È proprio la mia arma preferita. Poi c'era un fucile a pompa che non mi ricordo. Ma io, scusa, non devo entrare. Che poteva diventare d'oro, mi sembra. Ok, premi uno per lanciare il... Oh, mamma mia, ma questo è senza silenziatore. Oh, scusa, ma che cacchio è? Ma guardate questo, vedrà la macchina, mannaggia. Siete tremendi, sì. Ecco. Ecco, ti pareva. Stavano gli Uzi, ci stanno, mi ricordo che stavano pure gli Uzi. Potevano diventare oro sul 4. Ma diciamo. Scusa, eh. Scusami. Ecco. Adesso è un po' troppo in mezzo, mi devo un attimo un po' più camperà per i lati. Ce ne stanno troppi fermi e io passo troppo centrale. Oh, ma l'arma che ha fatto un rinculo assurdo. Su. Bombetta. Bombetta. Ok. Tu ci saluti. Eccoli, fammeli prendere un po'. No, volevo prendere gli Uzi. No, che cavolo. Che cavolo. Non sei riuscito a rilanciarlo. A parte volevo anche scappare. Non sei riuscito né a scappare né a rilanciare la granata. Mamma mia, quanto mi stai dando fastidio sto pezzo iniziale della missione. Ok. Dai, su. Levati da qua. Vai giù. Forza. Ok, volevo prendere gli Uzi. Eccoli, mamma mia, pure questa è bellissima come arma. Forza. Ok. Chi è? Ma che cavolo è? Ma guardate questo. Da dove cavolo siete spuntati, per curiosità? Che non ci stavate, mo che sta passato. Vabbè. Non entriamo nei dettagli, andiamo. Sono in posizione all'edificio 12. Abbiamo unità PDF 20 metri. L'intera base. Golf sta cadendo in trappola. Volevo avvertirvi, ma non riusciamo a comunicare. Fornisci supporto a Israel. Aspettiamo il via libera di Hudson. Lo passo? Da sopra.
Ok, apri un po'. Andiamo. Arriva. Eccoli, fianco sinistro. Mi copro le spalle. Priorità al supporto dei singoli. Ok. Forza un po'. Ok. Finiti. Tetto libero, controllate il fuoco. Andiamo. Entriamo dal lucernario. Controlliamo il perimetro. Ui. Che dove va? Segui. Ah, ok. Giù. Sono sotto di noi. Ma se può scendere da qua? No. Io ti seguo, ma dobbiamo andare. Ah, ci abbiamo buttato. Oh, la sala di controllo. Vigilate la porta. Okay. I Sill hanno bisogno di prendere fiato. Sta arrivando. Scassiniamo la serratura. Con calma. Che poi quando mi lancio, porca miseria, muoio più volte che altro. Ok. Antischeggio per guadagnare le esplosioni, buono. Aspetta che arrivo, eh. Questo è nostro. Qua sta qualche nemico. Su. Ciao. Ok. Andiamo giù. Sì. Oh, ma che cacchio? Guardate, oh, ma mica ci sta. Ma che diavolo? Che mi sparava? Guardate questo. Ok. Aereo di Noriega pronto al decollo. Giù. Colpiscilo con un razzo. Occhio al veicolo. Dove? Colpiscilo, ma... Su. Ok. Nemici multipli, edificio opposto! 1, 2... Mamma mia quanti cacchi so! Forza, forza comunque, gli Uzi come tengono bene che... Mamma mia, tripla! Perfetto. Abbiamo confermato le coordinate dell'obiettivo False Prophet. Padellina o Zeri, stanza 2-5, mettere in sicurezza. 2 e 1-3, ok. Quanto si passa? Aspetta e ti seguo, eh? Eccomi. Contatto visivo. Bersagli multipli fuori dall'hotel. Ci penso io. Forza. Ok. Sei qua fermo? Vado io? La 225 è sopra, secondo piano la tua est. 50 metri. Che bella piscina. Oh, io sono pure morti. Allora, scala. Andiamo. Io sono arrivato. Che devo fare? Seguimi. Ah, ok, devo aspettare te. Giù. Sei pronto? Prontissimo. Pronti? Vai. Secchi. Secco. Ah, tutto lui sta facendo. Oh, prendetelo. Eccolo. Dammi un motivo per non spararti in testa. Che fai? Ti roviniamo la reputazione. Adesso vieni con noi. Calmo, calmo. Non ti agitare. Oh. Giù il culo, subito. Ok. Hudson, qui Mason. Parla, Mason. False Prophet al sicuro, pronti al recupero. Negativo, attendete nuove istruzioni. False Prophet possiede informazioni su un obiettivo Nexus prioritario. Che si fa? Scortatelo a nuove coordinate per uno scambio di prigionieri, dettagli a seguire. Dobbiamo fargli da balia. Obiettivo Nexus? Cosa può essere più importante? Puzza anche a me, ma gli ordini sono ordini. Non perdiamo altro tempo. No, non ammazziamo pure questo. Doveva essere una cosa veloce. Poi quello stronzo di Hudson ci dice che il bersaglio non è Noriega, che è in realtà la missione. È uno scambio di prigionieri. Dovevo immaginarlo, cazzo. Mi sono fatto fregare come un coglione. Ma come cazzo ho fatto? Okay. Dovevo arrivarci? Calmo, calmo. Calmati. Vedi di calmarti. Hudson. Dovevo ammazzarlo in Vietnam.
Salvataggio. Scorta Noriega al checkpoint dell'esercito. Ok. Ma come fa a camminare così? Chi lo porta col sacco in testa? Lo devo scortare sempre io? No. Ok. Ma guardate quest'altro, ma dove cacchio è uscito? Andate via, tornate a casa e non uscite per nessun motivo! Mason, il bersaglio è ancora in custodia. Affermativo. Ok, dove sono? Al checkpoint militare oltre i bassi fondi. Guideranno al luogo di scambio con l'obiettivo Nexus. Penso che mi dà la missione fallita. I bassi fondi sulla zona Noriega. Ho il diritto di difendermi, no? Bella panzotta. Fai come dice, Mason. È un ordine. Grazie. Aia. Ho chiesto un'arma. Hai parlato di funzione. Speriamo che okay. Forza, non portali bene. Woods, tu vai. Io controllo Noriega. Eccoci. I nostri avanzano in città. L'invasione procede bene. Questo è nostro. Siamo a nord. Attenzione a truppe alleate e civili. Sul balcone, a destra! Su. Infatti bisogna stare attento più che altro ai civili. Oh, oh, oh! Ma che cavolo! Che cavolo! Andiamo a nord. Attenzione. Si muore facilmente. Sul balcone, a destra! Questo è morto, questo è morto. Ovviamente ci sta sempre qualcuno dietro, che non è una novità. Persino in modalità campagna spuntano alle spalle. Allora, eh sì, lo so, bisogna stare attenti ai civili. Ma che cazzo, mannaggia, guarda Dio. Ma è una cosa normale che le 8 soldati, 8 sparano solamente a me. Allora, adesso mi frego io. Perfetto, perfetto. Ma vediamo un po', un'arma pesante su quel balcone. Passa per dove riesci. Ci dividiamo, non importa. Ma io vorrei sapere chi è che mi sta sparando. Sarei proprio curioso di sapere chi è che mi sta sparando. Oh, ancora, ma pure alle spalle. Guardate questo dove sta. Questo, quello là sopra. Ricarica. Niente. Tu ci saluti. Ma io vorrei sapere. Ma chi è che. Ma è possibile? Guardate io. Su. Ok. Ancora. 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 Ma guarda quest'altro. Ma tutti davanti a me, peggio. Su. Ma guarda, che spuntate così. Su, 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 su. Ciao a tutti e due. Ok. Mamma mia, qua sta crolla il mondo. Su. Uno. Oh! Ma chi cacchio è? Momenti muoio con RPG in faccia. Ok. 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 Ora andiamo, nel parco! Resistenza a sinistra, state a destra della cupola! Perfetto. Di qua non va bene! Sta crollando tutto! Avanzano sullo spiazzo, via! I nostri avanzano dove? Non mettiamoci in mezzo! Oh, ma guardate! Questi due che invece di sparare di là stanno a sparare a me. Allora, questo è mio. Oh! Ok. Oh, ma che cacchio! Forza! Oh, ma che cavolo! Ma
ancora questi qua che vanno in giro così. Oh, ma chi è che mi spara a sinistra? Io non riesco a capire chi mi sta spara a sinistra. Oh. Sono un mare di volte che vengo ucciso da sinistra. Oh, guarda te qui. Mannaggia, oh. Ma io comunque so proprio una cifra sfortunata quei checkpoint, eh. Scusa, tu mi hai stancato. Poi tu stai qua e te faccio secco. Tu stai qua e te faccio secco. Ma scusa, ma che arrivano pure dalle spalle? Oh, ma questo muore? Ma tutti qua state. Ancora. Ma scusa, ma invece di che devo andare avanti mi sparano da dietro. Quando si va avanti? E adesso? Là. Passiamo per l'ospedale. Forza. Oh, ma che cavolo, io vorrei sapere chi è che mi spara con l'RPG. Sono già due volte che riesco a salvarmi. Facciamo il giro di qua, va. Vediamo un po'. Piano. Ok, irrompi. Vai. Posto. Mamma mia. È morto da soldato. Quello con l'RPG due volte mi ha graziato. E poi erano forti quelli là che correvano a tutto spiano che mi volevano dare una botta in testa. Non dirmelo. Non è andata così. Riega era un fantoccio. Come tutti noi. Ok, salvataggio. Vediamo un po' che succede. Ok, andiamo avanti. Scorta Noriega al checkpoint dell'esercito. Ok. Vediamo un po' che succede, eh. Che va così piano. Che va così piano. Qui le comunicazioni sono una merda. Pazienza Mason, soliti casini tecnici. Stiamo qua sotto. Sentito. Piano, aiuta. Vediamo un po'. Aiuto chi? Chi devo aiutare? Alla signora. Su. Oh! Porco cane! Questo tanto cavolo è uscito. Oh! Colpo pieno in testa da parte a parte del cervello. Allora, tu ci saluti, riacco questi cacchio dei bastoni. Su. Ok. Ma scusa, ancora? Ma quanti ce ne stanno? Questi freschi con i bastoni. Poi spuntano così dal nulla, eh? Mamma mia. Allora, checkpoint raggiunto. Vai. Questo. Oh! Mamma mia, Noriega, che hai fatto. Fatti i numeri, eh? Aiuto! Su, vieni su. Ok. Fortunatamente sei fatto niente. Oh. Ora in avanti. Non puoi neanche respirare se non te lo diciamo noi. Mamma mia. Va all'inferno. Bello avvertimento. Oh. Che pigna. Inferno. Ci siamo già stati. Ok. Via! Attacco aereo! Forza, porchi! Corri, corri, porca miseria. Oh. Mamma mia. Ma che cavolo! Forza, forza! Andiamocene da qua! Ti seguo, ti seguo, ti seguo, ti seguo! Bene! Non vedo l'ora di liberarmi di questo stronzo! Vai. Sì. Eccomi! Noriega, su! Vieni con noi! Ok! Mezzo! Mazzo! Si può sapere dove eri finito? Martinelli! Siete al checkpoint! Ti ragazzetti! Dove si va? Signori, il trasporto è pronto. Da questa parte. Il bersaglio è ancora in custodia. Sì, ma che cazzo è l'obiettivo Nexus? Benitez. Penso che siamo arrivati a... Sono obiettivi tutti Benitez. Di false prophet. Ah, questo è Varela. Benitez. Bowie. Mason, Aquilar. Clement. Farlo. Hudson, chiudo.
Ok. Ho contestato gli ordini, ma mai le motivazioni. Mamma mia, quell'attacco aereo è stato devastante, oh. Porco cane, a momenti ci crolla tutto addosso. Non funziona così. Un tempo. Un culo alle gerarchie. Sono un soldato. Prendo ordini e li eseguo. Mason è in posizione, vado verso il tetto dell'edificio sud. Okay. Ci risiamo. Andiamo. Di qua, è tutto pronto. Ma siamo rimasti solo noi due? Ok. Non devono sapere che l'ho tradito. Chi? Tu non fa scherzi. Chi è l'obiettivo Nexus? Oh. È lui, Watson. L'obiettivo Nexus è Raul Menendez. Dovevi dircelo. Come far secco? Dovevi dircelo. Siamo pronti. Portatelo fuori. Portano fuori quello stronzo. Confermare visuale. Woods, facciamo la finita. Mira quella cazzo di testa! Le situazioni hanno compromesso la missione. Ma come? Ha detto di ucciderlo? Com'è possibile? Scusa. È lui, Watson. L'obiettivo Nexus è Raul Menendez. Dovevi dircelo, Azul. Dovevi dircelo. Siamo pronti. Portatelo fuori. Portano fuori quello stronzo. Confermare visuale. Woods, facciamo la finita. Ok. Mira quella cazzo di testa! Ok. Ucciso. A saperlo che dovevo mirare la testa. Che sta pericolo che poi non moriva. Che cazzo succede? Poi non se ne sono accorti a niente, anche perché non sanno manco da dove ha sparato quei due soldati. No. Eccolo. Vediamo se è lui. Non mi fido mai. Vediamo un po'. Togli. Mason! Ma chi è? Ma guardate, no. Bastardo. Chi è? Aia. Cazzo. Menendez. Oh, ma sempre lui, oh. Mamma mia, vince sempre lui, oh. Guarda questa S12, ce fa sartanaria. Ah, tutte e due le gambe. Non posso fa niente, cacchio. Non posso, non mi fa niente. Ah. Ecco, pian pianino si sta spiegando tutta la storia. Questo sta suda freddo. Oh, questo non si sta sentire per niente bene. Il tuo amico Alex Mason è morto per mano tua. Capisci perché? Voleva uccidere David. Perché tu devi soffrire, proprio come me. Chi morirà ora? Tu? Mamma mia, quel forno là dietro non mi ispira per niente fiducia. O David. Scegli, o in 10 secondi sarete tutti morti. Woods, non posso. Ho 2 figli. Loro... Fanculo. Fallo. Dove sta a mira questo? Ah, porca miseria. Mamma mia. Su tutte e due le gambe. Ma sul porca miseria, questo è morto. Il lutto ti accompagnerà per tutta la vita.
Beh, questo solo proprio è pazzo, eh. Quello che mi hai fatto. Mamma mia, indemoniato, eh. No, mo sul bambino. Io non ti ucciderò. Come Woods, soffrirai con me. No. Poi un giorno. Ma come si fa a ammazzare un bambino? Rivedrai questo ciondolo. E ricorderai quello che hai visto e provato oggi. Ricorderai lunghi anni di rabbia. Pensate. E dolore. Ma così gli rovini tutta l'infanzia. Ti prego, torna da me. Papà! No! Papà! Eccolo chi era sto bambino. Ma ho capito. Ma pensate. Non potevi farci niente, Frank. Proprio niente. Mamma mia, che storia! Hai guadagnato un trofeo, falso profitto. Ma non è bastato. I tempi sono cambiati. Lo prenderemo. Salvataggio. Allora, soffri con me. Menendez riesce a convincere Woods ad uccidere Alex Mason, coalizione di difesa strategica vulnerabile. È disponibile una nuova missione forza d'attacco di completare la missione eliminazione per sconfiggere l'SDC e vincere forza d'attacco. Se completi il prossimo livello della campagna, le missioni forza d'attacco non saranno più disponibili. Quindi dobbiamo fare, le prossime sono il velo di Achille, Yemen 2025, cattura Raul Menendez, quindi può essere che siamo sul punto di arrivo, e poi eliminazione che faremo nel prossimo episodio, elimina il bersaglio ad alta priorità. VIP, ad un prossimo video.